Ciao a tutti dalla vostra Mari in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi faremo l'ultima decorazione natalizia. Faremo insieme la calza per la Befana, però a modo nostro. Prima di iniziare il tutorial di oggi, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di seguirmi anche sui social che trovate scritto qui sotto e di lasciarmi una pioggia di like. Il video precedente, quello sull'acquisto della Big Shot, vi è piaciuto tantissimo. Infatti, alcuni di voi l'hanno persino comprata, altri mi hanno chiesto dei video al riguardo, quindi non vi preoccupate, vi accontenterò tutti. Anche il video di oggi nasce da un'idea vostra, mi avete chiesto esplicitamente di fare la calza per la Befana. Quindi vi mostrerò, diciamo, la mia versione. Ho disegnato una specie di calza su due fogli A4 che ho unito con lo scotch e poi andrò a ritagliare e così avrò creato la sagoma. Non ve la lascio nei cartamodelli perché non è bellissima e poi su Google ce ne saranno tantissime anche più belle delle mie e quindi utilizzate quelle e decidete anche le dimensioni, le misure che più preferite. Lancio la sigla e iniziamo il tutorial. Sigla! Per fare questa calza natalizia ho deciso di non utilizzare il classico rosso e bianco, ma una versione diversa. Ho trovato ieri questo feltro bellissimo fucsia, è un colore che ancora non avevo usato, non so se lo vedete bene. E quindi ho deciso di farla di questo colore. È un feltro abbastanza morbido, poi vi dico anche lo spessore. La parte bianca, la parte sopra della calza, la faremo con un bianco. Anche questo feltro è abbastanza morbido. E più altre piccole decorazioni che faremo di altri colori. Quindi voi decidete che versione dare alla vostra calza, se farla tradizionale, farla fantasia, farla come più piace a voi. Nel frattempo ho già ritagliato la sagoma di carta e adesso vado a disegnarla direttamente sul feltro. Per fare la calza, naturalmente ce ne serviranno due sagome per poi unirle insieme. Nel frattempo vi dico anche lo spessore di questo feltro, 2 mm, quindi è abbastanza morbido. Utilizzo la mia classica penna cancellabile e vado a disegnarla. L'ho disegnata, vedete? Cercate di risparmiare il più possibile il feltro perché ci servirà anche in altre creazioni future. E poi un altro consiglio che voglio darvi è di non buttare tutti gli scarti che vi rimangono dai ritagli, come per esempio questa zona qua che rimarrà vuota o anche questa, perché potrebbe venirci benissimo un bel fiore, un cuore, quindi sicuramente lo potremmo riutilizzare in altre creazioni. Prendete una bella scatola e lì conserverete, diciamo, tutti i vostri scarti, sia di feltro che di gomma eva che di pannolenci, così insomma risparmierete anche. Adesso vado a ritagliare e poi vi faccio vedere. Ed eccole qua, tutte e due belle ritagliate. Adesso con la colla a caldo le andrò a unire. Farò pezzo per pezzo, non tutte insieme, e andremo a incollare un pezzo sull'altro, lasciando naturalmente questa parte aperta in modo tale da poter mettere poi i nostri dolcetti. Non la cucirò, anche perché non sono brava con il punto festone, ma lo farò con la colla a caldo in modo tale che tutte sarete in grado di farlo, perché è appunto facile. Da quale parte iniziamo? Ma io inizierei dalla punta. Quindi tenete una parte sollevata e dall'altra parte fate il perimetro della calza in modo tale che poi semplicemente farete così e sarà ben incollata. Accendete la vostra colla a caldo e iniziamo. Non mettetela proprio a ridosso della punta, così non collerà nulla. E semplicemente vado a premere e a sigillare. Continuo con un altro pezzo. Non vi preoccupate se le due parti non coincidono perfettamente, perché poi alla fine le sistemeremo con le forbicine. Quindi non preoccupatevi, voi però sforzatevi di essere il più precise possibile. Mi fermo qui. Il resto poi lo farò dopo e riprendo dall'altra parte.
pulisco subito in modo tale che non rimangano residui di colla. Adesso vado a fare gli altri due pezzettini, questo così e questo così. Mi raccomando, lasciate la parte centrale aperta perché ci servirà per mettere i dolcetti. Come vedete, la calza è completata. Adesso con le forbici andremo a sistemare tutti i bordini che non sono uguali l'uno all'altro. Adesso dobbiamo soltanto decorarla. Ho deciso di cambiare, invece di utilizzare il feltro bianco per fare questa parte superiore della calza, ho deciso di utilizzare questa gomma Eva brillantata. Quindi il mio consiglio è sempre quello di seguire i tutorial fino alla fine, perché spesso cambio idea, quindi inizio con una decorazione e poi ne decido un'altra, quindi guardatelo prima tutte. Spero che qualcuno non si lamenti, però mi capita di cambiare spesso idea. Inizio a disegnare la sagoma direttamente sulla gomma Eva, anche questa parte qui, passo sopra direttamente con la penna, così creo la linea e vado a ritagliare. Ed eccola qua la prima. Naturalmente ne dovete fare due, quindi l'accosto, vedo se le misure vanno bene. Può anche uscire un pochettino il bordino da sopra, è bello anche così, non deve essere per forza a ridosso, però guardate come ci sta bene. Lo metto più da vicino e vi faccio vedere come brilla, vedete? Ci sta veramente bene. E adesso le andiamo a incollare. Utilizzo sempre la stessa tecnica, ovvero tengo fermo sul lato, passo la colla a caldo così e poi semplicemente abbasso e spingo. Faccio la stessa cosa con gli altri lati, non mettetene tanto altrimenti uscirà dal bordo, e anche qui la stessa cosa così. E poi naturalmente andremo a sistemare anche tutti i bordini. E questo passaggio è finito. Non preoccupatevi dei bordini perché poi copriremo tutto. Vi faccio vedere che questa parte è aperta, vedete? Quindi poi andremo a infilare un po' di ovatta per dare un po' di forma alla calza, perché per adesso è completamente piatta. Però per inserire le nostre decorazioni è meglio che sia piatta, in modo tale che li possiamo distribuire meglio. A proposito di decorazioni, ho pensato di usare un po' di materiale avanzato nelle scorse decorazioni, diciamo un po' di riciclo, creando dei cerchi tutti colorati. Utilizzerò questa fustella che, come vedete, ha due tipi di cerchi. La utilizzerò semplicemente per fare prima con il video, però la forma del cerchio, ragazzi, sinceramente la trovate ovunque. Potete utilizzare per esempio una tazzina, uno scotch, un compasso, potrete farle senza problemi. Io avevo questa, quindi utilizzerò questa e farò due pezzi alla volta in modo tale da sbrigarmi. Come vi dicevo, la voglio fare colorata, quindi utilizzerò anche in questo caso la gomma Eva per dare più colore appunto alla calza. Allora, sono andata a ritagliare un po' di cerchi colorati, li ho fatti di varie misure, li ho già impostati, così semplicemente attaccherò un po' di colla a caldo e li incollerò. Li ho fatti sia in blu, in grigio, bianco, questo violetto, e poi li ho messi un po' sparsi. Alcuni li ho bucati, è una cosa facilissima da fare, basta mettere, fare il cerchio grande e poi all'interno fustellarlo di nuovo con il cerchio piccolino, e quindi viene questo giochino qui. E poi alcuni li ho sovrapposti anche qui nell'angolino, insomma ho cercato di giocare un po' con le forme. Adesso, come vi dicevo, semplicemente con la colla a caldo metto un puntino e vado a incollarli. Tengo il dito fermo così e poi faccio cadere un po' di colla a caldo e tengo bloccato così. Come ultima cosa voglio andare a ricoprire questo bordino qui, perché non mi piace per nulla. Questo fucsia lo lascerò perché tanto è uguale e non si vede. Con la riga prendo le misure del bordino, che sono più o meno 5 mm, e con un po' di scarto vado a ritagliarmi una retta di 5 mm. Quindi metto una striscetta di colla a caldo e la vado a incollare così.
e poi tagliate la parte in eccesso. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo tutorial, vi faccio vedere la creazione finita. Guardate che bellina, ho aggiunto un po' di imbottitura all'interno per farla gonfiare un poco prima di mettere i nostri dolcetti, così avrà la forma proprio ideale. Guardate che bellina, vi faccio vedere da vicino le decorazioni, che ne pensate? Io la trovo deliziosa, mi raccomando voi fate anche il retro, io non l'ho fatta per esigenze di video, e se volete aggiungete anche qualche altra decorazione qui, come per esempio il nome della persona a cui andrà questa graziosissima calza. Spero che questa mia versione vi sia piaciuta e abbia accontentato la persona che me l'aveva richiesto. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!